quando posso parlare di teatro e in generale delle attività teatrali che si compiono nel nostro territorio, anche quello più che appare più lontano dai grandi centri culturali della nostra regione, beh, devo dire che trovo davvero grande soddisfazione, perché ci sono esperienze che insomma testimoniano come nei piccoli centri, nei piccoli grandi centri, si possa lavorare bene e fare davvero qualcosa di interessante e costruttivo. E dirlo non sono affatto io, ma sono personalità ormai affermate, professionisti dell'ambito, che appunto non solo passano da qui, ma qui lavorano e qui restano e qui insomma mettono in campo le loro abilità e le loro qualità. E sto parlando in modo particolare dei due ospiti di questa mattina, che vado subito a raggiungere. Allora, buongiorno e benvenuto a Gabriele Tesauri. Buongiorno Gabriele. Buongiorno Miriam. Buongiorno, direttore artistico di Nove Teatro, nonché a sua volta attore e regista, e bentornato, benvenuto anche a Stefano Pesce. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno Stefano, attore bolognese e anche autore e coprotagonista di uno spettacolo del quale parleremo. Ma prima di entrare nel merito anche delle attività che state portando avanti dalle nostre parti, siamo in modo particolare nella provincia reggiana, dove ormai da 10 anni è attiva questa realtà, si chiama Nove Teatro, certo. E che da un anno a questa parte tra l'altro ha anche in gestione un teatro, che è appunto quello di Fabbrico, giusto? Esatto, è Miriam. Così, Gabriele. Proprio così. Infatti eravamo venuti a presentare la nostra prima mezza stagione. Adesso non ci sono più le mezze stagioni. C'è una teatro. Esatto, adesso abbiamo la stagione intera. Siamo a metà della nuova stagione intera. Nove Teatro nasce a Novellara 10 anni fa, fondato appunto da Domenico Amendola e Carlotta Ghizzoni e altri professionisti del settore. Compie 10 anni quest'anno. E si è sviluppato in varie direzioni come centro di produzione teatrale, ora anche riconosciuto dalla regione, attraverso ad esempio festival su teatro e legalità e produzioni vere e proprie che poi hanno girato a livello nazionale. Abbiamo poi tutte quelle attività che si fanno normalmente sul territorio, quindi corsi per adulti, per ragazzi, che poi vanno a saggio al teatro di Novellara. E da febbraio abbiamo questa nuova esperienza del Pedrazzoli, esperienza importante perché è un teatro comunale importante che ha una sua storia all'interno della comunità veramente solida, e quindi insomma abbiamo questo onore di poter condurre questa nuova gestione. Ho detto bene poco fa insomma Stefano che forse è sbagliato davvero pensare che la grande cultura, il grande teatro debba necessariamente passare per i centri più noti, forse anche più altisonanti nei nomi, perché la dimensione provinciale in questo caso offre davvero opportunità che magari i grandi centri non sono più in grado di offrire. Tu parlavi proprio di questa esperienza, no? Beh, la mia esperienza è quella di aver trovato appunto a Fabbrico e a Nove Teatro la possibilità di produrre il mio primo testo. Ho scritto il mio primo testo, questo è un esordio come autore, e insieme a Gabriele abbiamo curato la drammaturgia, perché non è che è un lavoro slegato, cioè il regista e il direttore artistico lavora insieme all'autore dicendo io preferirei andare in questa direzione o in quest'altra. Però ecco, il punto che tu sottolineavi è proprio questo fatto che in questi centri lontani dalle grandi città c'è più possibilità di essere liberi e creativi e di mettere insieme le competenze, mettere insieme le forze, trovare i tempi per fare teatro in questo caso e poi portarlo poi nei grandi centri, dove chiaramente lì ha una vita, ha una visibilità superiore. Però diciamo nella fase produttiva il piccolo centro secondo me in questo momento storico è fondamentale, forse vince rispetto alla grande città. Gabriele, sei d'accordo da questo punto di vista? Insomma è chiaro che quando uno comincia anche un proprio percorso, una propria carriera professionale, soprattutto nell'ambito dello spettacolo, magari insomma immagina di poter arrivare chissà dove con ruoli davvero importanti, però forse c'è una dimensione nella quale davvero ci si diverte anche parecchio, no? Assolutamente sì, nel senso che appunto io ho fatto questo, cioè nella provincia, io sono di Correggio, sono trasferito poi a Bologna con l'Accademia Garrone, dove adesso sono insegnante da una decina d'anni, ho avuto anche questo grandissimo piacere di essere richiamato poi a insegnare nella scuola dove mi sono formato, e poi ho passato appunto 20 anni all'interno di quello che adesso è il Teatro Nazionale, quindi l'Arena del Sole di Bologna. Sì.
Dopodiché i ragazzi di Nove Teatro, io sono tornato ad abitare a Correggio, mi hanno chiesto di seguirli come direzione artistica e siamo partiti con questa nuova avventura di prendere in gestione un teatro. E qua sono nate allora le prime difficoltà nel senso di come formare una squadra, sì. Perché all'interno del Teatro Nazionale avevi tutto a disposizione ovviamente e sul territorio ho scoperto delle professionalità fantastiche. La cosa bella è proprio riuscire a trovare qui scenografi, costumisti, ma anche attori stessi. Quello che sta cercando di fare Nove Teatro è proprio dare la possibilità a ragazzi che si sono formati nelle accademie nazionali, sì, di entrare a far parte della nostra squadra e quindi fare delle produzioni, anche un po' le fotografie che stiamo vedendo in questo momento sono le prime produzioni che abbiamo fatto in questa stagione. Sì. La prima, ad esempio, avevamo 10-11 attori in scena e sono persone, alcuni già un po' più in età, adesso sto guardando il nostro protagonista Fabrizio Caredo, strepitoso attore di Sant'Ilano, quindi anche lui reggiano, sono tutti ragazzi che in un periodo in cui sono a riposo dai tour nazionali, sì, sì, possono venire a Fabrico e far parte di queste nostre produzioni. Quindi questa è stata un po' la nostra scelta. La scelta di lavorare con artisti come Stefano e Diego, che ci permette poi, sì, di avere Diego una... Ribon. Diego Ribon, sì, esatto, l'altro attore che è protagonista, che è co-protagonista di Crisi, sì. Esatto. Una produzione che ci permette poi di andare in giro a livello nazionale, ma offrire a Fabrico anche, sempre all'interno di un lavoro sulla drammaturgia contemporanea, quindi offrire testi che così nascono, alcuni sono nati proprio per Fabrico, comunque testi contemporanei che stanno a Fabrico perché non potranno girare con 10-11 attori, non abbiamo questa forza di, al momento di poterli portare in giro, però si offre a e quando parlo di Fabrico parlo della zona, anche del territorio, della Bassa Reggiana e Modenese, ma anche Mantovana, perché ci troviamo proprio a Cuneo tra queste tre, sì, no, ci troviamo a Fabrico ovviamente, non a Cuneo, ma ci troviamo in Cuneati. L'hai accompagnato dal gesto, per esatto, cui insomma, sì, in Cuneati, in queste tre province, sì, quindi abbiamo tutto un territorio abbastanza anche vergine da un certo punto di vista per la prosa, sì, a cui offrire questa possibilità. Insomma, la provincia come luogo di partenza ma anche di ritorno, in senso personale, di carriere, di professione, ma anche di itinerario che uno spettacolo come ad esempio Crisi, del quale adesso andiamo a parlare, può seguire. Insomma, c'è un debutto nazionale che avverrà proprio questo weekend, in modo particolare il 21, sabato 21 e poi in replica domenica 20 per questo spettacolo. E poi c'è anche un'opportunità personale, in questo caso dicevamo è un testo che nasce da un tuo scritto e da una tua prima prova come autore, no Stefano? Sì, dopo tanti anni di televisione avevo la necessità di uscire dal piccolo schermo e provare e provarmi come attore in un altro ambito. Proprio sono andato per strada, ho cercato una creatività proprio terrigna, cioè sì, mi sono isolato ed è nato un primo monologo. Questo monologo ha avuto una sua storia e quindi è diventato un racconto, in prima persona raccontavo questa vicenda, la vicenda di una persona della mia età in crisi con il proprio lavoro, bloccato, in crisi con la paura di essere trasferito altrove e questa crisi la porta a casa e la fa diventare un problema che esplode nella famiglia. Dopodiché il secondo passo è stato l'incontro con Gabriele e abbiamo scelto di farlo diventare un dialogo questa cosa. Il tema è lo stesso, solo che questa persona si sdoppia. Sì. Abbiamo quindi in scena due protagonisti, uno è l'alter ego dell'altro evidentemente, e costoro rappresentano le due anime del vecchio racconto, cioè chi è favorevole a un, sì, cambiamento e chi invece è contrario a un, sì, cambiamento. In questo senso crisi rappresenta un'opportunità che si coglie o no. Chi la coglie si rinnova, resuscita, si cambia, sì, e procede. Chi non la coglie, diciamo, implode in qualche modo. Questo non vuole essere una risposta oppure una ricetta per questo momento contemporaneo, per oggi, però un suggerimento, uno strumento, come deve essere il teatro contemporaneo, cioè un oggetto di uso quotidiano,
quotidiano, sì, sì. Come una giacca per il freddo, il teatro è uno strumento per vedere, interpretare la propria vita, capire meglio chi si è, non lo so, sperimentarsi, scoprirsi, reinventarsi, questo è molto importante secondo me, è proprio uno strumento cittadino. Il fatto per esempio che in provincia ci siano, io la dico provincia, però diciamo in tutta la regione, l'Emilia Romagna è una regione piena di teatri, permette di costruire progetti proprio del genere, per la gente, non il grande show, ma una cosa che serva per tutti. Che c'è questa sera in teatro? Ah sì, andiamo lì, mi vedo questa cosa, dura un'oretta, rido, ecco, è uno spettacolo assolutamente comico. Eravamo partiti con l'idea di farne una cosa brillante, mentre invece è molto comica, è una storia, è praticamente sono due clown contemporanei, abbiamo le brezze.